L'azienda pesarese Gambini Meccanica è stata premiata dal presidente nazionale della Croce Rossa Italiana per il suo impegno e spirito di sacrificio dimostrato durante la fase più critica della pandemia. Croce Rossa che ha conferito a Gambini la medaglia di benemerenza Il Tempo della Gentilezza. Erano infatti i primi giorni di marzo 2020 e il virus cominciava a mordere in maniera violenta, inducendo alla fase della caccia alle mascherine. Una fase in cui la Gambini Meccanica, in virtù di alcuni rapporti lavorativi con la Cina, riuscì ad avere un importante canale di importazione dei dispositivi di protezione. In quel mio figlio disse che da noi eravamo a corrente di questa pandemia che stava arrivando perché abbiamo dei nostri, diciamo, collaboratori in Cina e i quali già avevano spedito delle mascherine precauzionali, no, per proteggersi. All'epoca alcune interviste di Gambini sul tema della pandemia sollecitarono dunque l'attenzione della Croce Rossa. Era venuto da noi in azienda un responsabile della Croce Rossa di Pesaro. E chiedendoci se potevamo dargli una mano, guarda, mio figlio prende il telefono, chiama Vincina, gli dice: guardi, qui c'è la Croce Rossa di Pesaro che avrebbe bisogno delle mascherine, no? Loro dicono: noi non ci sono problemi, no? Però c'è un po' da aspettare. Mio figlio gli dice: no, guardi, noi non possiamo aspettare, prima che tu ci dai una mano e di una farna volata di farti vedere questa roba nel giro di qualche giorno. Dice: comunque ti passo il coordinatore responsabile della Croce Rossa di Pesaro, parlate con loro, fate con loro, dove ti chiederanno anche delle, come si dice, dei codici, no? E per queste cose che siano perfettamente in regola diciamo, con la sanità italiana. Il risultato fu che nel giro di pochi giorni arrivò una consistente fornitura di mascherina che all'epoca erano introvabili e la Croce Rossa, a distanza di 2 anni e mezzo, non ha dimenticato quell'aiuto prezioso che evitò tante problematiche. Introvabile in quel periodo, no? E noi avevamo questo canale che avevamo detto che noi le avevamo in casa perché ce le avevano mandate su i cinesi, no? 20 giorni prima che succedesse il patatrac. Dopodiché le abbiamo messe in contatto, hanno parlato fra di loro e si sono risentiti anche più volte dai loro uffici, no? Tutto quanto, hanno parlato fra di loro, si sono messi d'accordo sui pagamenti, sul prezzo e so che avevamo pagato una cavolata, le avevamo pagate molto poco. E così è stato, tant'è vero che poi la settimana scorsa sta chiamando Croce Rossa, stiamo chiedendo se è un appuntamento per venerdì a mezza, che veniva il presidente e un responsabile a trovarci. E noi non sapevamo niente, siamo rimasti un po' così, un po' spaventati, ma entusiasti, perché diciamo, dopo 2 anni la Croce Rossa nazionale, no, è venuta a sapere quello che siamo riusciti a fare, a dare una mano, no? Perché noi sul sociale cerchiamo sempre di essere pronti per dare una mano nel limite del possibile, insomma, ecco.